È la donna dei record, Silvia Chiassai, primo sindaco di centrodestra di Montevarchi e prima donna ad indossare la fascia tricolore nel comune valdarnese. Un risultato storico dunque per la candidata sostenuta da Forza Italia, Lega Nord, prima Montevarchi e Montevarchi in Salute, che ha prevalso con il 59,36% dei consensi su Paolo Ricci, sostenuto dal Partito Democratico Avanti Montevarchi e Montevarchi Futura, che si è fermato al 40,64%. Una sconfitta quella del PD, che poggia le sue radici nelle primarie che avevano visto prima la sconfitta e poi la candidatura in solitaria del sindaco uscente del PD Francesco Maria Grasso, con cui evidentemente non c'è stato l'accordo dopo il primo turno. Quello che ha vinto in questo caso non sono i partiti, non è la destra, non è la sinistra, è la volontà di Montevarchi di un cambiamento radicale, perché i montevarchini erano stufi della situazione a cui purtroppo la nostra città era arrivata, e c'è stato, penso, un voto alla persona, cioè a un cittadino qualunque come me, che non aveva appartenenza ai partiti, che non aveva esperienze politiche significative e che da cittadini mi hanno votato e mi hanno scelto in loro rappresentanza. Quindi credo veramente di incarnare il sindaco di tutti i cittadini, non di una parte politica. Credo un grosso sostegno, se ho vinto su tutti i seggi con un forte distacco, con una percentuale così alta, è proprio perché non mi hanno votato soltanto i montevarchini di centrodestra, ma montevarchini anche magari fino all'ultima volta hanno da sempre votato sinistra. Ha già un'idea, insomma, della sua squadra di governo? Assolutamente sì. Naturalmente prima di accettare avevo messo in chiaro che avrei fatto, proprio perché libera da partiti, una giunta di persone competenti. Quindi ci saranno persone che hanno esperienza amministrativa, che conoscono molto bene questo comune, e ci saranno persone che saranno particolarmente formate per ricoprire i vari ruoli che verranno dati. Il mio obiettivo è quello di far rinascere Montevarchi, quindi ci sarà competenza, ci sarà serietà, ci sarà onestà e amore per la nostra città. Dal punto di vista dell'affluenza al voto, in questo secondo turno è calata, ha votato infatti il 56,88% rispetto al primo turno, dove avevano votato il 64,29% degli aventi diritto.